Ciao, sono Federico Giuliani, commercialista e consulente aziendale. Cosa fa il commercialista? Lo sai sicuramente. Quello che fa il consulente aziendale potrebbe essere meno chiaro. Il consulente cosa fa? Individua nell'impresa quelle che sono le cose che vanno bene, che quindi sono i punti di forza, ma anche quelli che sono i punti di debolezza, con lo scopo di individuare delle azioni correttive che possano far sì che quei punti di debolezza non vadano a penalizzare fortemente il risultato dell'azienda. Credo profondamente nella chiarezza e nella semplicità, perché sono convinto che sono gli unici strumenti che possono portare l'imprenditore ad individuare e ad avere chiaro in testa quelle che sono le criticità e le opportunità dell'azienda e quindi che possano trasmettere all'imprenditore quei contenuti sui quali poi lui lavorerà, rifletterà per trovare insieme al consulente una via d'uscita. In questa rubrica di cosa vi parlerò? Vi parlerò in parte di fiscalità, perché comunque ci saranno delle scadenze e delle opportunità di routine sulle quali vi terrò aggiornati. E poi vi parlerò soprattutto di buone abitudini nella gestione dell'azienda, di trucchetti e di strumenti per poter programmare e tenere sotto controllo l'andamento della vostra attività. Tutto questo a quale fine? Con lo scopo unico di trasmettere all'imprenditore quella voglia, di risvegliare quell'entusiasmo che oggi forse ha perso e quindi per dare la voglia al mattino di alzarsi, di andare al lavoro, di credere nella propria attività, in qualcosa di nuovo, che ci sono delle opportunità, delle vie d'uscita, per poter creare un qualcosa che possa di nuovo portarlo ad avere soddisfazioni e risultati. Questo è quello che mi prefiggo come obiettivo e quindi oggi io vi saluto e vi auguro una buona giornata e vi do l'appuntamento alle prossime pillole di questa rubrica. Grazie, buona giornata, Federico Giuliani, commercialista e consulente aziendale.